Io però prima di iniziare vorrei chiamare sul palco Leo Crotti, che è un poeta dialettale bergamasco, direttamente da Città Alta. Vieni, ci teneva. Vieni. È tutta settimana che mi chiede di poter esprimere un po' così quella che è la sua arte, arte in bergamasco, e stasera ne hai l'occasione. Poi 20 euro me li dai dopo. Leo Crotti. Grazie. Buonasera a tutti. Io vengo di Città Alta, come Donizetti. Lui fa musica e io facevo versetti. Sono bilingue, quello di scuola e quello di casa. Ho due versetti, uno in italiano e uno in bergamasco. Il primo, al presidente Letta. Io sono un po'... Rifletta, che fetta, la smetta, con più fretta si dimetta. C'è maretta, dia retta, via l'etichetta. C'è la casetta che l'aspetta, non sospetta, è una via retta. Ma fili come una saetta, ma prima di Pasquetta. La seconda in aerobico, bergamasco. Mario, uffa, quanti Mario, troppi Mario in questo paese. Il Mario è in Europa, o Draghi, e Sebet le sopa. Il Mario è in Italia, Monti. Un ruina Conti e amò il Mario Balotelli al Zega la Bala, per me la penu balù al segreto in Maradona, ma neanche se prega la Madonna. L'è passato Italia col difetto del Niger alle Piger. Però color le sul de Rimini, ma che? Allo scutù con i sesti de Vimini. Gai Mario, che mi piace. Mario Borghezio. Basta Mario, troppo inflazione, cambia nome. Al Medis. Adesso per screzio mi chiami il vizio. Grazie. Aspetta Leo, vieni lì. Allora, è stato molto bravo e io ti farei un regalo a nome un po' di tutti. Cristina, puoi salire sul palco l'assessore alla cultura e fare una foto? Dai, bravissimo, dai. Leo, adesso fino ai prossimi 10 anni. Greta Monotra, no. Bravo Leo. Grazie ancora. Allora, non so adesso se l'anno prossimo lo faremo durare 20 giorni sta festa invece di 10 o 11, perché abbiamo avuto una marea di adesioni sotto tutti gli aspetti. E come vi ho detto già il primo giorno, abbiamo volontariamente non invitato altri partiti, altri esponenti di altri partiti, però anche stasera abbiamo tantissima carne al fuoco e
fuori sacco, nel senso che sono venuti a trovarci e ci mancherebbe altro. Io chiamerei sul palco Paolo Grimoldi, deputato, molto impegnato con i giovani padani. Vieni Paolo, siamo stati 5 anni seduti fianco a fianco, e a te. Sono stati 5 anni duri seduti vicino a Nunzio. Comunque io vi porto un saluto, visto che è la serata dedicata alla regione. La Lega ha deciso di giocare le sue carte per trattenere i nostri soldi sul nostro territorio attraverso i governatori delle regioni, e stasera cerchiamo di capire che cosa finora la Lega ha fatto in regione. Io vi porto però il contributo di quello che sta succedendo a Roma, dove il governo che si è insediato ha avuto la nostra disponibilità al dialogo. È ovvio, noi siamo fuori dal governo, però siamo disponibili a capire se c'è la volontà o meno di fare le riforme, di cambiare la situazione, di cambiare la Costituzione così come dicono di voler fare. Massima buona volontà, massima collaborazione. Sino ad oggi però da parte del governo non è mai arrivato un solo provvedimento di riforme e di cambiamento della situazione nelle direzioni che noi auspichiamo, cioè tagliare la spesa pubblica che è concentrata da Roma in giù, cercare di lasciare più autonomia agli enti locali, soprattutto in termini fiscali, e fare le riforme vere. Gli unici provvedimenti che hanno fatto, visto che è un governo che hanno messo assieme dall'estrema sinistra all'estrema destra per l'emergenza economica, gli unici provvedimenti che hanno fatto nulla c'entrano con l'economia. Hanno fatto lo svuota carceri, dove hanno liberato tutti i criminali possibili e immaginabili rimandandoli a casa. Ve l'hanno già raccontato probabilmente da questo palco nelle scorse serate dello svuota carceri. Io vi lascio solo un contributo in più che ritengo particolarmente schifoso, cioè l'unica cosa di carattere economico e fiscale collegata allo svuota carceri è che se tu sei un criminale perché sei andato in giro a rubare, a scippare, hai pestato una donna, sei pedofilo, quello che volete, hanno garantito il credito d'imposta alle aziende per assumere i detenuti, i criminali. Cioè, qual è il paradosso? Se io sono un lavoratore onesto che magari ho 50 anni, perdo il posto di lavoro, sono tutti cazzi miei. Se sono un criminale perché sono andato in giro a rubare, lo Stato dà il credito d'imposta per la mia assunzione. Invece la gente onesta si deve arrangiare. Questo è quello che finora hanno fatto. È ovvio che finora, a furia di vedere questi provvedimenti, la posizione della Lega si è irrigidita, perché noi non possiamo tollerare di vedere i criminali in libertà e la gente onesta per la quale non vengono fatti provvedimenti per garantirne il lavoro. Hanno fatto un provvedimento per dare occupazione, indovinate quali regioni sono coinvolte nel provvedimento per garantire l'occupazione giovanile? Ovviamente la Sicilia, la Campania, la Calabria, la Puglia e la Basilicata. Noi abbiamo fatto gli emendamenti per dire: vi diamo una notizia, la disoccupazione esiste anche da Roma in su, perché la crisi, soprattutto per chi non lavora nel comparto pubblico, ha colpito il nord. Abbiamo fatto gli emendamenti non per dire di togliere questo provvedimento per l'assunzione al sud, ma per dire, visto che siamo un paese unito, facciamolo anche per i giovani e i lavoratori, i cittadini che cercano lavoro al nord. Secondo voi i nostri emendamenti cosa hanno detto? No, perché non ci sono abbastanza risorse. Peccato però che per certe regioni le risorse le trovano sempre, e queste risorse, che comunque sono pagate da noi, per noi non ci sono mai. Ultima cosa che vi lascio di contributo, questa invece è passata in assoluta sordina e non l'hanno raccontata su nessuna televisione, su nessun giornale, perché a cominciare dal Corriere della Sera sono tutti proni a cercare di sostenere il governo. Nel decreto sulle emergenze ambientali hanno messo dentro un'ennesima emergenza. A parte che l'emergenza, cosa vuol dire emergenza? Vuol dire un mese, una settimana, un anno, 3 anni? Hanno messo dentro ancora il problema dei rifiuti di Napoli, che dura da 20 anni, e per me una cosa che dura da 20 anni non è più emergenza. L'hanno messo dentro nel decreto delle emergenze ambientali, dicendo perché tra poco a dicembre scatta la tassa aggiuntiva sull'immondizia, che andrà tutta allo Stato centrale, bisogna risolvere celermente una volta per tutte il problema dei rifiuti di Napoli. Cos'è il paradosso? Che ancora una volta noi al nord facciamo la raccolta differenziata, paghiamo la tassa sui rifiuti,
a Napoli per il 20° anno consecutivo se ne sbattono le palle della raccolta differenziata, continuano a fregarsene delle tasse sullo smaltimento dei rifiuti, e quello che noi paghiamo di altre tasse, benzina, IVA, IRPEF, quello che volete voi, va a porre ancora la questione, a risolverla a casa loro, dei rifiuti di Napoli. Siccome però al nord non li pigliamo, perché il governatore Maroni in primis ha detto no, qua non li prendiamo, indovinate dove vanno adesso i rifiuti? Hanno deciso di mandarli in Olanda e in Romania. In Olanda e in Romania però non è che ci hanno scritto in fronte rimbambiti. Che cosa vogliono in Olanda e in Romania per pigliarsi i rifiuti di Napoli? I soldi! E chi è che paga questi soldi? Il cittadino bergamasco e lombardo, che paga le tasse, e con questi soldi paghiamo anche il loro problema. È ovvio che con tutti questi provvedimenti la posizione della Lega si è irrigidita, per questo governo tutto sta facendo tranne che cancellare le tasse, perché anche quello di cui discutono in televisione in questi giorni la rimandiamo a gennaio, la rimandiamo a dicembre, l'IVA la rimandiamo di 2 mesi, di 3 mesi. Noi vogliamo invece che vengano cancellate queste tasse e si risolvano una volta per tutti i problemi, lasciando le risorse sul nostro territorio. Vi ringrazio, Padania Libera, Padania Sempre, viva Bergamo! Il vulcanico Grimoldi. Allora, Arrigoni Paolo, vieni. Senatore, è con me, o anzi io sono con lui. È già sindaco di Calozio Corte, già capogruppo provincia di Lecco. Stiamo a sentire, faccio una comunicazione di servizio. Non c'è da spostare una macchina, le macchine chiamiamo direttamente il carro attrezzi. Però su un sito www.vice.com c'è stato qualcuno che si è divertito a venire qua a fare le fotografie, fatto un po', diciamo così, il birichino, e utilizzo un termine carino, e vi leggo anche una delle frasi, diciamo così, più belle che ha messo in questo articolo. 24esima Bergenfest, che si svolge in questo paese del bergamasco che sembra l'incubo di uno scenografo di film post-apocalittici di serie Z. Io a questo che ha scritto sta cosa, che ha approfittato dell'educazione dei nostri militanti eccetera, mando un carissimo vaffanculo. Bravo. Mi associo, Nunzio. Grazie, io porto un saluto dalla provincia di Lecco e in particolare da Calolzo Corte, l'Alta Valle San Martino, che fino al 1995 era l'estremo nord occidentale di questa provincia, la provincia di Bergamo, alla quale siamo rimasti molto molto legati. Non era previsto il mio saluto, però visto che Nunziante l'ha chiesto, lo faccio molto volentieri. Io sono venuto qui questa sera alla Bergenfest per sentire parlare di regione Lombardia e di macro regione, cose serie insomma, non le cose che si fanno in Parlamento, come quello di togliere una tassa come l'IMU, di cui c'è il provvedimento annunciato l'altro giorno, ma dall'altra parte introdurne un'altra. Quindi benvenga la vostra presenza, la service tax, insomma, la service tax che certamente rappresenterà l'ennesima fregatura. Termino qui al Parlamento, al Senato e alla Camera, siamo una pattuglia diciamo contenuta di uomini, ma molto agguerrita. Noi siamo giù in opposizione, ma per difendere il territorio, e difenderemo, diciamo, con il massimo degli sforzi gli interessi del nostro nord. Grazie ancora e buona continuazione. Nunzio, la gente qui per parlare di regione, della grande regione Lombardia e della macro regione. Ti cedo il microfono, grazie ancora e buona serata. Allora, serata di assessori. Però noi abbiamo, nelle ultime elezioni, abbiamo piazzato 2 bravissimi consiglieri regionali. Chiamerei, e anche il sindaco di Alzano, il padrone di casa, mio amico, forse mio amico no, non lo so. Però Anelli Roberto, vieni, consigliere regionale.
Amico, sì, mi chiamo Roberto, non Mario, eh? No, perché prima con Mario sei, questo voglio precisarlo. Niente, innanzitutto permettetemi, come più o meno tutte le sere, un grosso e meritato ringraziamento, militanti, sostenitori e tutti coloro che stanno lavorando ancora in questo momento alla Bergenfest, circa 40-50 persone che tutte le sere lavorano per dare a noi la possibilità poi di mangiare, parlare e dialogare insieme a voi. Quindi permettetemi un grosso applauso a tutta questa gente che, rinunciando alle proprie ferie, rinunciando ai propri affetti familiari, organizza, è la parte muscolare, muscolosa della festa. Cosa dire? Niente, su Regione Lombardia abbiamo qua degli ospiti eccezionali che hanno lavorato tantissimo in questi mesi, quindi saranno loro a dirvi cosa c'è. Solo una considerazione voglio fare, che probabilmente qualcuno di voi ha visto e ha letto dai giornali, dalle stampe, dai media nazionali, dove Regione Lombardia a livello europeo è stata declassata al 128esimo posto nella classifica delle regioni europee. Su 262 regioni considerate, Regione Lombardia era al 100esimo posto, ha perso 28 posizioni. E qui tutti a dire quindi che Regione Lombardia non tira più come prima, che Regione Lombardia non è più la locomotiva d'Italia e Regione Lombardia, il federalismo regionale, non è quello che ci aspettavamo. Peccato, c'è un peccato, che tutti questi emeriti illustri economisti, politologi e quant'altro non hanno guardato i dati, perché questa classifica viene fatta su una serie di parametri e, guarda caso, tutti i parametri negativi sono quelli che sono di competenze statali. Università è una competenza statale, giustizia è una competenza statale, burocrazia è una competenza statale. È ancora peccato che questi illustri non hanno visto che, mentre quello che era di competenza regionale, e quindi parlo di sanità, siamo avanzati a livello europeo di parecchie posizioni, per quanto riguarda infrastrutture siamo avanzati di parecchie posizioni, e purtroppo, nonostante la crisi occupazionale, anche a livello lavorativo la Regione Lombardia è quella che, nostro malgrado, sappiamo benissimo le difficoltà, ma è quella che ha retto meglio. E allora a questa gente vorremmo dire: non scherzate con noi, perché Regione Lombardia è ancora il traino dell'Italia, e quindi a questo punto, signori, prendiamo in seria considerazione ciò che i nostri politici ci dicono. A settembre, ottobre, novembre inscegniamo davvero delle proteste, perché siamo stanchi. Grazie a tutti. Siamo stanchi di portare i nostri soldi altrove e vedere la nostra gente andare col cappello in mano dal sindaco a chiedere l'elemosina. Basta, lasciamo qui al nord i nostri soldi. Padania libera! Bene. Nella nostra macchina organizzativa un applauso a nostro segretario di circoscrizione Fausto Carrara e Roberto Pedretti, che sono stati gli organizzatori di tutta la serata, di tutte le serate. Allora, non so neanche io come definirla, non lo so. È lì, nessuno c'è mai riuscito, e se lo dice il capogruppo. Allora, sindachessa di Seriate, vieni, pianin pianino, dalle retrovie, Saita Silvana. Mi tiro dietro il microfono, grazie. Abbiamo qui lo staff, due capigruppo, bravissimi, tutti e due qui questa sera, sentirete gli assessori, quindi avrete modo di capire come la Regione Lombardia sta lavorando, e sta lavorando alla grande. Peccato che non ci sia una grossa risonanza da parte della stampa, si fatica a far passare le cose che sono state fatte.
Si è parlato del governo, i nostri rappresentanti lì sono pochi ma sono molto gagliardi e lottano, però è dura. La modifica del titolo quinto aveva portato a dare autonomia legislativa e amministrativa alle regioni. Peccato che Letta, ultima operazione, ha costituito l'Agenzia della Coesione per gestire i 300 miliardi che l'Europa manda alle regioni, quindi ogni regione dovrebbe poterli spendere. Invece ha fatto questa agenzia per portare al centro i soldi, gestirli loro, un'ennesima beffa, un'ennesima truffa, e deve assumere altri 150 dipendenti. Vogliamo vedere se ce n'è qualcuno della regione Lombardia? Io dubito. Questo significa ancora ledere l'autonomia degli enti delle regioni. Significa ancora tentare di centralizzare tutto facendo marcia indietro. Dell'IMU hanno parlato, voi sapete quanto ho battagliato a Seriate. È una vergogna perché adesso hanno tolto la prima rata, ma la seconda la copriranno con l'aumento dell'IVA. La gente a settembre, lo dicevo, dovranno comprare libri, hanno le spese dei pullman e tutti i trasporti sono aumentati e hanno da pagare delle tasse forti, e quindi passano il cerino ai comuni dicendo: se volete fare i servizi aumentate le tasse. Questo è il governo Letta, questo è quello che in questo momento dobbiamo sopportare. Detto questo, prima gli amici della televisione mi dicevano: ma allora se lei fosse sindaco cosa farebbe? E dico: io sono credente, non posso ammazzare, ma se trovo qualcuno lo sparerei volentieri. Questa è stata, mi è scappata, mi cercherò poi di ritornare sul discorso. L'altro aspetto l'ho preso un po' di questo, quindi abbiamo parlato, da un scritto di Pane Bianco, mi è piaciuto moltissimo. Lui parla di gregari e di spiriti liberi e fa una sua considerazione che io ho un po', su cui ho riflettuto e mi piace. Allora lui dice: noi siamo in un periodo di decadenza perché c'è molta gente, molti gregari. Questi gregari sono quelli che parlano male del governo, che parlano male dei politici, che poi vogliono di più, vogliono sempre più Stato, e vivono da parassiti alle spalle di chi lavora, alle spalle di chi è attivo, di chi è geniale, e quindi noi abbiamo questa spaccatura. Amici, questa riflessione non vi ricorda un po' le nostre due Italia? Chi lavora e chi vive alle spalle degli altri. È un po' un aspetto che ci fa soffrire, perché così non si viene fuori dalla crisi, e questo un pochino è da considerarlo, da metterlo in atto. Dunque io mi faccio portavoce, faccio un appello: siamo persone geniali, lavoratori fin troppo, sgobboni, siamo persone innovative, siamo una regione dove il lavoro viene al primo posto, ma non perché uno annulla il resto della persona, ma perché ognuno vuole dignitosamente mantenere bene la propria famiglia. Oggi questo non è più possibile, i nostri giovani non trovano lavoro, chi viene espulso prima, il grande regalo degli esodati, non riesce a reinserirsi, le nostre donne sono tagliate fuori, tanto che molti bambini vengono ritirati dai nidi perché non possono pagare le rette, non hanno più lavoro. E noi costantemente siamo costretti ad accogliere una miriade di gente che arriva, non ho nulla contro di loro se fuggono dalla guerra, ma noi non siamo più nella situazione di poterli accogliere. Ma perché? No, credetemi, nessuno ci può mettere addosso l'etichetta di razzisti. Accogliere la gente per farla morire, per rinchiuderla, oppure accogliere delinquenti che ammazzano le nostre persone per vivere e uccidono, non è più accettabile. E questo proprio è un problema di dignità delle persone. Non si possono fare morire in mare, non si possono tenere nei centri, non si possono più aiutare a sopravvivere perché i nostri non hanno più lavoro.
E chiudo lanciando un appello ad essere uniti. Non si può più essere figli di un padre o di un altro padre. Gente, svegliamoci, siamo uniti. Tutti i partiti hanno grosse difficoltà, ma non li mostrano. Noi ci facciamo male da soli. Ma è questo il problema. Mi veniva in mente. Non voglio essere blasfema, ma permettetelo. Mi veniva in mente la prima lettera di Paolo, quando dice: io sento che qualcuno dice io sono di Paolo, qualcuno dice io sono di Cefa, qualcuno dice io sono di Apollo, qualcuno dice io sono di Cristo. E Paolo dice: non è bene, siamo uniti perché tutti siamo figli dello stesso Dio. E allora noi qui non abbiamo vi chiedo proprio di capirmi nel vero senso che voglio dire. Io sono cattolica e sono leghista, e qualche cattolico rice il naso, e a qualche leghista devo dimostrare che sono leghista. Quindi mi trovo in una situazione in cui posso parlare con chiarezza. Un padre c'è, ma spesso poi vengono anche i figli e crescono. Non saranno subito bravi come il padre, ma questo non significa che ognuno deve scegliere un'appartenenza diversa. Svegliamoci, è tempo e siamo uniti. La regione c'è e dobbiamo lavorare al servizio della gente. Non sprechiamo energie fra di noi. Grazie, buona serata. Siamo 3-3, 2-3, non so. Allora, chiamerei sul palco in modo abbastanza veloce Simona Bordonali, per favore, assessore alla sicurezza, protezione civile e immigrazione. Molto, sì, dalla prima va benissimo. Molto apprezzata per il lavoro che compie, abbiamo fatto un giro in motoscafo, in aereo insieme, bene, molto bene. Poi l'ho conosciuta a Roma come funzionario del Ministero, bravissima, la Cappellini Cristina, che è assessore alle culture, identità e autonomie. Poi chiamerei sul palco il capogruppo in regione, Romeo Massimiliano. E qui bisognerà cercare di staccargli la spina ogni tanto. Se può raggiungerci sul palco Stefano Bruno Galli della lista Maroni. E poi, direttamente da Dalmine, dove ha fatto il sindaco, Claudia Terzi, assessore a tutta una serie di cose, ambiente, energia e sviluppo sostenibile. Signori, vi condurrà questa sera da Bergamo News Isaia Invernizzi, che prego si accomodi di accomodarsi sul palco. Buon lavoro, e prima di scendere i giornalisti hanno chiesto se facciamo una foto tutti insieme, escluso Bruno Galli. Partiamo veloci visto che siamo in tanti. Vorrei partire, se permettete, da Claudia Terzi, che è stata mio sindaco di Dalmine, quindi io sono di Dalmine, volevo riservare questo privilegio. Bravissimo sindaco. Sulla questione inceneritori, che è un tema che interessa direttamente i cittadini. Mi ricordo gli esponenti della Lega che facevano i picchetti all'inceneritore di Dalmine, io ero alto così. Però mi sembra che l'atteggiamento, adesso che siete nelle istituzioni, per così dire, non sia cambiato, insomma. Volevo capire un attimo come contrastate questo fenomeno di inceneritori anche in Lombardia, che è, insomma, importante.
Beh, direi che l'atteggiamento della Lega, che è stato da sempre, partendo proprio da Dalmine, dove si è fatto il secondo inceneritore, insomma, della Bergamasca, è sempre stato coerente. Negli anni 90, a fine degli anni 90, c'era per la provincia di Bergamo l'emergenza, il problema rifiuti, si portavano all'estero pagando lo smaltimento 4-5 volte il prezzo normale, in maniera del tutto coscienziosa. Bergamo, così come avevano già fatto altre province, poi hanno continuato dopo a fare altre province, ha deciso di rendersi autonoma per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti. È innegabile che oggi, per vivere nel mondo in cui viviamo, si debbano produrre rifiuti. È altrettanto innegabile che questi rifiuti da qualche parte dobbiamo metterli. Ora, se la scelta è di metterli in discariche, valutiamo, non sono proprio d'accordo. Se la scelta è di incenerirli, allora questa è stata la scelta e la strada che si è decisa di percorrere già da tempo in Regione Lombardia, rendendosi autonoma. Siamo arrivati però ad un punto di svolta adesso, siamo arrivati al punto in cui la Regione Lombardia si può dire assolutamente autosufficiente per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, degli RSU, quelli che produciamo tutti i giorni sostanzialmente. Questo cosa vuol dire? Ed è un ragionamento su cui richiedo un po' della vostra attenzione. Vuol dire che gli inceneritori che ci sono oggi in Lombardia smaltiscono completamente, anzi molto probabilmente sono anche un pochino sovradimensionati rispetto a quello che produciamo. Ma perché? Perché nel tempo tutte le amministrazioni, in particolare locali, hanno investito molto sulla raccolta differenziata. Ovviamente un pochettino la crisi, ma soprattutto il comportamento virtuoso dei cittadini lombardi ha portato a produrre molti meno rifiuti di quanto si producevano anche solo 10 anni fa. Quindi adesso, con quelli che sono i 13 inceneritori che ci sono sul territorio lombardo, noi smaltiamo tutto quello che produciamo. Ora però va bene e siamo stati bravi, siamo stati coscienziosi, ci siamo resi indipendenti. Non ci vogliamo fare fregare però, non vogliamo che gli inceneritori lombardi, che comunque sono sul territorio lombardo, che hanno comunque un impatto sul territorio lombardo, servano però a smaltire i rifiuti di altri che di fare gli inceneritori non hanno assolutamente voglia. Questo non va bene. L'abbiamo dimostrato da subito, quando la Regione Lazio ad aprile ha chiesto, ma forse dando anche per scontato che i rifiuti dovessero arrivare, ci ha mandato queste due righe dicendo: ah, noi abbiamo il problema emergenza, lo diceva prima Paolo Grimoldi, un'emergenza che è costante ed è sistematica negli anni. Dico, abbiamo il problema emergenza, all'emergenza rifiuti dovete smaltirceli. E no, ci siamo guardati, io e il Presidente Moroni, mi ricordo, eravamo in un consiglio regionale, e mi dice assolutamente no, e gli dico assolutamente non se ne parla. Ma io poi ad Almine noi abbiamo già quelli di Napoli che, in quanto rifiuti speciali e non rifiuti solidi urbani, possono essere smaltiti, perché c'è questa follia grazie all'Europa per cui i rifiuti solidi urbani, quelli che produciamo noi, li gestiamo noi a livello di regione. I rifiuti speciali, che di solito in talune regioni non sono altro che rifiuti normali un pochettino incelofanati, per farvelo capire, invece quelli viaggiano ovunque e la regione non può dire niente. Quindi noi abbiamo ad Almine l'inceneritore che incenerisce i rifiuti speciali però di Napoli, e questa cosa non va bene. Ma non va bene anche perché, se permettete, se io mi sono resa autonoma ed indipendente e ho pagato anche un prezzo, magari politico, magari sociale, magari ambientale, per farmi l'inceneritore, e non va bene però che i rifiuti di Napoli, solo perché un ministro oppure il governo Monti ha deciso di qualificarli speciali, allora mi passino sopra la testa e sono obbligata a smaltirli in Regione Lombardia. Quelli, così come un sacco di altri inceneritori, non va bene. Noi siamo stanchi di questa situazione. E devo dire che ci muoveremo come Regione Lombardia prima di tutto, ma ci muoveremo soprattutto in Europa per far capire ai burocrati che stanno in Europa, in Unione Europea, che noi di questi ragionamenti siamo veramente stanchi, che noi non intendiamo più subire passivamente quelle che sono le loro leggi. Poi, se vogliono capirla, bene, se non vogliono capirla, vedremo di fare un'altra moratoria magari per gli speciali e vediamo come va a finire. Sono tanti assessori di vari settori, quindi saltiamo un po', volevo parlare un po' del tema sicurezza, visto che si dice un po' che la stampa non sottolinea quello che è stato fatto nei primi 100 giorni. Volevo chiedere appunto cosa era stato fatto e spiegare un attimo. Ma leghiamo magari il problema sicurezza a quello che sta accadendo oggi, e quindi leghiamolo un attimo al problema immigrazione. Arrivo da una riunione venerdì scorso, dovevo essere qua venerdì scorso, invece ahimè sono dovuta andare a Roma, questo incontro col Ministero. Il Ministero, nella persona di Del Rio,
ha voluto incontrare gli assessori regionali perché c'è un'emergenza profughi. Ecco, ancora emergenza, la solita parola emergenza. Di fatto non è un'emergenza, perché sbarcano ogni giorno e arrivano barconi ogni giorno sulle nostre coste, e quindi non è più un'emergenza, è un dato di fatto, e questo è quello che abbiamo sottolineato. Ma la cosa interessante che però non dicono, cioè hanno detto a noi in regione, io alle regioni, e io mi sono fatta portavoce con i cittadini e lo sto dicendo, e mi fa piacere di poterlo dire così questa informazione col passaparola si divulga. Questi non chiedono lo status di profughi, tutti quelli che stanno arrivando oggi non vogliono nemmeno stare in Italia, non chiedono il diritto d'asilo, questi vogliono andare in altri stati europei. E questa è una cosa importantissima che ci è stato comunicato. E allora io come Regione Lombardia ho detto, benissimo, vogliono andare in altri stati europei, sono a disposizione, paghiamo i pullman, i trasporti, li portiamo noi, li mandiamo noi in altri stati europei se loro vogliono andare. E ci è stato risposto dal governo, no, non si può. No, non si può perché di fatto arrivano da zone dove ci sono le guerre, quindi sono di fatto profughi. Ma questi non lo chiedono. C'è una situazione in Italia in questo momento che è demenziale, ovvero sbarcano sulle nostre coste, non si sa dove portarli perché non ci sono più centri che li accolgono, non sono profughi. Allora la mia risposta è stata: non li portiamo in Europa, negli altri stati europei, perché non possiamo. A questo punto li rispediamo a casa, perché sono clandestini, perché se non chiedono lo status di profughi, di fatto sono clandestini. Anche se quest'estate si è discusso molto della Bossi-Fini, c'è ancora una Bossi-Fini, c'è ancora lo status di clandestino e c'è ancora una risposta da dare. Mi dicono che ci sono i CIE che sono pieni e quindi non possono essere portati nei CIE. È vero, ci sono i CIE pieni. Ma qua è la solita risposta del governo, come ha adottato una risposta, e anche qua rientriamo nel problema sicurezza, riguardo allo svuota carceri, ovvero c'è un problema nelle carceri italiane, sono piene, svuotiamole e mandiamo i delinquenti in giro per le strade, tanto alla fine vanno a derubare l'anziano, vanno a derubare le case delle persone, tanto chi se ne frega del problema sicurezza. Ecco, c'è anche questo problema. I CIE sono pieni, quindi mandiamo in giro e obblighiamoli a prendere lo status di profughi. Qua siamo in una situazione che è demenziale. La cosa importante è che Regione Lombardia e Regione Piemonte, con l'assessore Molinari, anche lui assessore della Lega alla sicurezza, abbiamo chiaramente detto che la Lombardia non è più in grado di accogliere nuovi immigrati. Questa è una situazione chiara, perché gli ultimi dati, anche se la disoccupazione che è drammatica in Lombardia in questo momento, dimostra che la disoccupazione degli extracomunitari regolare è altrettanto drammatica. Quindi non solo abbiamo i nostri lombardi che sono disoccupati, non solo ci sono gli extracomunitari che sono venuti qua nel corso degli anni che sono disoccupati, se facciamo venire altre persone creiamo comunque una situazione sociale che diventa veramente un problema esplosivo perché non c'è lavoro. E allora spiegatemi come queste persone possono sopravvivere o vivere. Ovviamente diventa un problema di sicurezza. Cosa facciamo per la sicurezza? Al di là del discorso immigrazione e di questa riunione che è stata fatta, una cosa importante: noi potremmo, con la nostra polizia locale, che è una polizia che soprattutto all'interno delle grandi città è una polizia qualificata, abbiamo la polizia giudiziaria che può anche intervenire in situazioni di emergenza e di pericolo. Purtroppo le polizie locali e la polizia di Stato e i carabinieri non sono coordinati, perché ovviamente il prefetto coordina la sicurezza sul territorio e il sindaco la polizia locale. Quello che stiamo avviando come Regione Lombardia è un protocollo con il Ministero per fare sì che in Lombardia ci sia una sperimentazione e creare collegamenti di informazioni e collegamento tra le varie polizie,
perché la situazione della Polizia di Stato e i Carabinieri sul territorio, vediamo che le forze sono sempre meno e l'emergenza criminalità e l'emergenza sociale, quindi la sicurezza è diventato un problema tra i principali in questa situazione di crisi, e quindi dare la possibilità di interventi importanti anche alla Polizia locale. Volevo mettere un po' in difficoltà l'assessore Cappellini. C'è qualche mantovano in sala? Perché no? Io in difficoltà? Bergamo capitale della cultura. La regione Lombardia è pronta a scegliere. Una domanda che non mi era ancora stata fatta. Però qui di fronte a tanti bergamaschi deve dare una risposta, insomma. Ma allora, infatti ringrazio per questa domanda, perché mi dà anche la possibilità di chiarire esattamente qual è la posizione mia e comunque della Giunta Lombarda di Regione Lombardia, visto che poi spesso sui giornali, anche nei mesi scorsi durante l'estate, ho dovuto spesso intervenire per chiarire alcune mie dichiarazioni o per comunque fare il punto su alcune dichiarazioni che sono state fatte. Allora, la premessa e la posizione di Regione Lombardia e della giunta che noi rappresentiamo è: siamo felicissimi che ci siano due città lombarde, due bellissime città lombarde candidate a questa prestigiosa capitale europea del 2019. Il problema della nostra, diciamo, mancanza di presa di posizione è dovuta al fatto che, essendo due città lombarde, ovviamente io come assessore, ma anche il presidente stesso e la giunta, non abbiamo voluto e non abbiamo potuto prendere posizione a favore né dell'una né dell'altra, perché io ho sempre detto sarebbe un po' come chiedere a un genitore di scegliere tra due figli. Per noi sono due nostri figli importanti, due città importantissime, e quindi la nostra posizione è stata di cautela, ma di felicità e di orgoglio nell'avere ben due città lombarde candidate. Negli ultimi giorni la situazione, diciamo, è abbastanza evoluta, nel senso che il nostro presidente Maroni, come al solito, ha avuto un'idea geniale, cioè quella di creare una sorta di, o comunque tentare una sorta di gemellaggio tra le due città. Questo per evitare innanzitutto rivalità tra Bergamo e Mantova, e perché uniti si dà più peso alla Lombardia come regione. Quindi secondo me è stata una presa di posizione molto positiva, perché unisce le due città per una battaglia comune, che è una battaglia alla fine della Lombardia. Adesso abbiamo avviato appunto una sorta di collaborazione con i due presidenti di provincia e con i due sindaci. E io sono ottimista, perché penso che siano due città che per motivi diversi abbiano comunque tutte le carte in regola per arrivare a questo prestigioso titolo, ed è anche una sfida per tutte e due, nel senso che, a prescindere dal fatto che comunque andrà, è una sfida importante, una sfida che porta tutti e due i territori, tutte e due le province, tutte e due le città a fare di più, a mettersi, attivarsi, a valorizzarsi. Quindi penso che, indipendentemente, ripeto, dall'esito, sia uno strumento essenziale in un periodo come questo per valorizzare entrambi i territori. Poi, se si riuscisse, come speriamo, a creare una sorta di gemellaggio, comunque di comunione di intenti e di progettualità, penso che siano due città che, messe insieme, possano veramente spuntarla, almeno questo ce lo auguriamo. Invece, a proposito di cose fatte, una notizia fresca sulla questione del sistema bibliotecario, i fondi dati da Regione Lombardia, si è risolto un po' un problema proprio ieri, insomma. Quindi. Sì, diciamo che ci siamo attivati subito, non appena sia io che il collega Garavaglia siamo stati informati della situazione. Abbiamo ricevuto subito i sindaci, diciamo, più interessati o comunque che si sono più impegnati a portare avanti questa battaglia. E devo dire che l'impegno da parte nostra è massimo. Ho parlato appunto con il collega Garavaglia anche stamattina e pare che la situazione si stia sbloccando, e appunto è solo una questione ormai da definire nei dettagli, ma l'intervento e il supporto da parte di Regione Lombardia ci sarà sicuramente, anche perché il sistema interbibliotecario bergamasco è veramente un fiore all'occhiello, merita di essere preservato e
portato avanti, e sarebbe un peccato che per problemi legati sempre purtroppo alla carenza di fondi, perché spesso poi quando viene meno un servizio si dà la colpa, si fa la svelta a dare la colpa al sindaco, al presidente di provincia, non appurando poi il perché spesso vengono interrotti dei servizi o si mettono a rischio dei servizi. È ovvio che quando le risorse statali vengono meno ognuno deve fare i propri conti, e spesso quei servizi che non sono ritenuti così essenziali per la popolazione sono i primi a essere tagliati o comunque a svenarci. Qui sarebbe un peccato, proprio perché è riconosciuto anche a livello di Regione Lombardia che il sistema interbibliotecario bergamasco funziona, si è consolidato nel tempo ed è una realtà che effettivamente sarebbe un peccato perdere, quindi speriamo di riuscire a fare il possibile per mantenerlo in vita. È dura, è difficile, perché le risorse sono... è sempre un po' una coperta corta, però l'impegno nostro è massimo. Bene, sul tema delle risorse, un po' anche costi della politica, volevo fare una domanda al capogruppo Romeo. Nel giorno in cui Napolitano ha nominato 4 senatori a vita, insomma è un po'... fa un po' strano fare una domanda sui costi della politica, però vabbè, la faccio lo stesso. La Giunta Maroni si è impegnata su questo fronte e anche il Consiglio ha approvato delle nuove misure che tagliano in modo forte, insomma, i costi della politica. Volevo chiedere un po' a Romeo di dare conto di questa nuova riforma. Tanto buonasera a tutti e grazie per l'invito. E ringrazio anche il moderatore per la domanda, perché almeno ricordiamo a qualcuno che effettivamente Regione Lombardia sul fronte tagli e costi della politica ha fatto tanto, perché purtroppo sugli organi di informazione le cose buone non trovano mai, mai spazio, mentre le cazzate, perdonatemi il termine, o gli scandali ovviamente sono da prima pagina, sia sulle edizioni locali, perché spesso e volentieri i giornalisti, i direttori dei giornali sono convinti che solo scrivendo gli scandali o le cose negative si vendano i giornali, forse cominciando a scrivere quelle positive, le cose buone che ci sono, forse ne venderebbero di più. Comunque questa è la mia opinione personale. Ricordo e ringrazio ancora il moderatore che Regione Lombardia, del resto Maroni lo aveva detto in campagna elettorale in modo molto chiaro, aveva detto il primo provvedimento che faremo sarà quello di tagliare i costi della politica. E così è stato, perché ci siamo insediati, che era di fatto marzo-aprile, il tempo di formare le commissioni, il tempo di organizzare il consiglio, il tempo di preparare la legge, e insomma alla fine, prima della fine di giugno, siamo riusciti ad arrivare all'approvazione di questa legge che, in termini spiccioli, così ci capiamo, taglia del 50% i costi della politica in Regione Lombardia. E diamo anche i numeri, così ci rendiamo conto. Prima, nelle scorse legislature si spendevano all'incirca 29 milioni di euro all'anno per il costo della politica complessivamente in Regione Lombardia. Benissimo, da quest'anno, quindi dall'approvazione della legge, se ne spenderanno solo 14 milioni e 500, quindi è esattamente il 50% in meno. C'è stata una riduzione fortissima delle spese ai gruppi consigliari, che sono stati un po' oggetto degli scandali su alcune indagini, i rimborsi, tutte le vicende che ci sono state, quindi questo sicuramente è, diciamo così, un risultato positivo. Quindi sono poche risorse, quindi essendo poche sicuramente verranno spese per il necessario e non invece per un qualcosa che diventava superfluo. E dall'altra parte c'è stata anche una riduzione del 56% sulle spese del personale. Questo naturalmente comporta, in termini molto pratici, che se ogni consigliere regionale nella passata legislatura poteva avere con sé un paio di collaboratori, se non addirittura tre in certi casi, da questa legislatura collaboratori a disposizione se ne possono avere zero. Poi è chiaro che ci sono tante persone che vengono da noi, che dicono sono senza lavoro, sono giovane, sono disoccupato, sono in difficoltà, perché vanno dagli assessori, vanno dai consiglieri, per favore ti faccio anche il fattorino, ma dammi qualcosa per poter mangiare. Noi saremmo anche, una volta si poteva in qualche maniera cercare di aiutare le persone in questo, oggi non è più così,
però giustamente la politica deve darsi le sue, deve fare la propria spending review, si deve calmare, deve spendere il giusto, e quindi purtroppo non c'è più spazio per delle persone che prima, diciamo così, lavoravano. Anzi, tante persone sono state licenziate. Noi come gruppo Lega abbiamo fatto fatica a mantenere, diciamo così, l'ossatura del gruppo che fa funzionare, perché poi occorrono dei funzionari che spiegano e che ci aiutano nel fare le leggi. Non sono cose semplici, fare le leggi in Parlamento non è una cosa semplice. Avete visto quelli del PDL che hanno votato la legge lì sull'incandidabilità, si sono accorti mesi dopo che hanno condannato Berlusconi che dovevano scrivere che doveva essere non retroattiva. Pensate voi, sono in Parlamento da una vita, dalla Carfagna, Brunetta, tanti altri, e si sono accorti dopo. Cioè, fare le leggi non è una cosa semplicissima, quindi bisogna avere dei funzionari preparati. Ecco, noi abbiamo fatto il possibile per mantenere l'ossatura principale, quindi, e così hanno fatto tutti gli altri gruppi politici. Quindi questo è a livello anche di stipendio. Ricordo, c'è stato un taglio, sono 5.000 euro in meno netti per ogni consigliere regionale, quindi insomma dei tagli ci sono stati, un segnale è stato dato, come dice Maroni, detto fatto, perché l'aveva stato detto in campagna elettorale, è stato fatto a pochi mesi dall'insediamento. Ecco, poi noi ci chiediamo sinceramente perché queste buone notizie non trovino spazio sui giornali, compreso il fatto che siamo l'unica regione d'Italia a non avere il trattamento di fine mandato, così come il vitalizio che era già stato abolito dalla precedente legislatura, e poi in Parlamento prendono ancora gli stessi soldi, hanno ancora il vitalizio, hanno ancora tutto, e allora a questo punto si dice perché prendersela con... No, ma adesso io non è che me la voglio prendere con i miei colleghi parlamentari, però fino adesso la linea governativa, almeno da Monti in poi, è stato quello che i comuni non vanno bene perché sprecano soldi, le province vanno eliminate, adesso dicono anche che le regioni devono essere eliminate perché non vanno bene, però province, comuni e regioni dei tagli effettivi li hanno subiti o se li sono imposti, e l'hanno fatto per far quadrare i conti. Il Parlamento che continua a dire a Roma che dobbiamo tagliare, loro non sono ancora tagliati un euro. E allora smettiamola di prenderci in giro, compresi coloro che pensavano ad andare in Parlamento e fare i parlamentari gratis. Poi un conto è dirlo quando non si percepiscono i soldi. Poi quando sono andati in Parlamento, si sono seduti, hanno cominciato a ricevere l'assegno e ciao, la lotta sulla diaria, tu la dai o non la do. Belle parole quando si è fuori, poi quando si è dentro le cose cambiano. Comunque noi l'abbiamo fatto, siamo orgogliosi di questo e speriamo, ripeto, che almeno abbiamo bisogno del vostro aiuto, cari militanti, cari sostenitori, perché noi possiamo anche fare in Regione Lombardia la rivoluzione, ma se nessuno va in giro a dire che abbiamo fatto la rivoluzione, sai, vuoi vedere che magari la facciamo e nessuno se n'è accorto? Questo è il problema vero. Bisogna avere anche la forza di andare in giro a spiegare cosa abbiamo fatto. Scherzando prima, eravamo lì mentre aspettavamo e sentivamo l'ottimo discorso, il bellissimo discorso, oltre dei parlamentari Grimoldi, Arrigoni, ma di Anelli, di Assaita, che sono di casa, ovviamente, dei due consiglieri, e alla fine dicevamo tra di noi, non ci ricordiamo neanche noi tutte le cose che abbiamo fatto, quindi dobbiamo veramente comunicare e trasmettere quelli che sono i volantini, perché la nostra forza è il volantino ed è sempre stato il passaparola, quindi basta volti un po' depressi, forza e coraggio, bisogna andare in giro e tampinare, se no qua la rivoluzione non la facciamo più. Grazie. Volevo chiedere solo questa cosa, siccome devo fare un po' il cattivo sulle polemiche, insomma, non so se lei è indagato o pseudo indagato. No, noi siamo stati tutti indagati, sono stato indagato anch'io, quindi no, non ho nulla da... Nulla da... Tra l'altro su quella questione qua io spero che la magistratura faccia chiarezza, perché insomma sinceramente avere un avviso di garanzia pendente per aver portato a cena un sindaco o piuttosto che a pranzo un collaboratore per parlare di problemi legati all'attività politica, sinceramente ecco, mi mette in imbarazzo in primis al sottoscritto. Quindi di conseguenza spero che la magistratura, che ha chiesto ancora 6 mesi di proroga alle indagini, è vero che ci hanno indagato tutti di default, però ecco, che si sbrighino, perché qui così tenere un po'
la gente in questa anche situazione. Perché ci sono dei, per esempio, i consiglieri bergamaschi hanno deciso di non candidarsi proprio per questo motivo. C'è stato un po' di... Sì, lo so che ci sono state un po' di polemiche, questo è ovvio, tra l'altro ho dei colleghi, io tra l'altro ringrazio e saluto anche tutti i miei ex colleghi, molti dei quali non sono stati candidati. Io mi sono battuto per una questione per quanto riguarda la mia provincia, l'ho sottolineato, lo ribadisco qua davanti a tutti. Io non posso permettere che sia un magistrato a decidere se io mi devo candidare o no. Allora, se hai le palle, mi processi, fai l'indagine, mi condanni, sconto la mia pena e alla fine non potrò essere candidato a nulla. Però oggi abbiamo dato troppo potere alla magistratura. Io lo dico sempre, è vero che sono il capogruppo della lista Maroni, è anche vero che alle numerose feste della Lega alle quali sono stato invitato e vengo invitato mi trovo sempre a casa mia, insomma, quindi è così. Io il sole delle Alpi ce l'ho nel cuore dal 1984 e chi mi conosce bene sa che cosa dico, quindi mi trovo davvero a mio agio. Il ragionamento sul 75 è che io fino a pochi mesi fa facevo un altro mestiere, insegnavo all'università e da pochi mesi sono nel consiglio regionale dove tra l'altro mi trovo molto bene, come sanno i miei colleghi. E credo che la battaglia sul 75 e sulla macroregione sia una battaglia decisiva. Una battaglia decisiva perché rilancia un principio che è un principio oggi come oggi messo apertamente in discussione dallo Stato centrale, che è il principio dell'autonomia politica amministrativa dei territori, che viene appunto apertamente messo in discussione quantomeno almeno dall'affermazione del governo Monti in poi. Quello che mi fa sempre da studioso, e lo dico da studioso, mi rende sempre un po' perplesso, è il fatto di considerare il 75 e l'idea di macroregione in modo scollegato. Se voi leggete i giornali o sentite in televisione quello che dicono, parlano a proposito del governo Maroni di Regione Lombardia, del 75, della macroregione, si fa la macroregione, il 75, in modo fortemente scollegato, quando fra 75% e macroregione, o meglio, fra macroregione e 75% c'è un rapporto di strettissima interdipendenza. Vale a dire, la realizzazione della unità organica del nord attraverso, considerando come nord quelle regioni che sono fortemente penalizzate dal residuo fiscale, quindi Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia, Veneto, per il Friuli il discorso è a parte perché è una regione a statuto speciale, quindi è un pochino a parte il discorso, però quantomeno per queste regioni che costituiscono l'ossatura, come spesso ripete il presidente Maroni della macroregione, ecco, rendere organici i rapporti di questa realtà dal punto di vista politico-amministrativo consente di impostare su un principio che è un principio dottrinario che aveva studiato Gianfranco Miglio, che è il principio del contratto scambio, i rapporti con lo Stato centrale. E quindi cosa significa? Significa costringere lo Stato centrale a venire al nord e a dichiarare la resa. Cioè lo Stato deve dichiarare la resa perché lo Stato è morto, questo è il punto. E solo con la macroregione si ottiene il fatto che lo Stato venga al nord e si arrenda, perché è ora di finirla. Lo Stato si è dimostrato ingordo e predatore nei confronti del nord, che ha dissanguato, visto che dal nord, da queste regioni che vi ho nominato, viene il 66% del PIL e vengono oltre 60 miliardi di euro che vanno ogni anno a beneficio del resto del paese. Quindi lo Stato deve dichiarare la propria resa, cioè senza il nord lo Stato va in default esattamente come ha fatto la Grecia, con un problema che, con una differenza, che a mantenere la Grecia ci sono 27 stati europei, a mantenere lo Stato di Roma c'è solo il nord. Questa è la situazione di schiavitù fiscale. E quindi, e lo dico da studioso, lo dico, non è una questione ideologica. Per cui il fatto di realizzare la macroregione consente di aumentare la forza negoziale. La forza negoziale nei confronti dello Stato di Roma è di ottenere sulle materie concorrenti, che sono le materie che non appartengono né allo Stato né alle regioni, il 75%, quindi portare il residuo fiscale dal 65 al 75%.
È evidente che la macroregione, anche adesso di recente ci sono state delle polemiche, ma la macroregione che cos'è, come si fa? La macroregione si può fare a costituzione invariata, è inutile girarci intorno. Io lo dico alla costituzionalista, si fa col 116, col 117, col 119 e col 132. Il 116 è l'articolo che consente alle regioni a statuto ordinario di avere particolari condizioni di autonomia, perché se le possono permettere. E ditemi voi se una regione come la Lombardia, che è un quarto del PIL di questo paese, non si possa permettere particolari condizioni di autonomia. Con il 117 si portano a casa tutte le materie concorrenti, una per una, le 19 materie concorrenti che non sono né dello Stato né delle regioni e in via residuale vengono gestite dallo Stato centrale, quindi si portano a casa le materie concorrenti. Col 119 si ottengono particolari condizioni di autonomia fiscale, in particolare una condizione che secondo me è fondamentale, che è la capacità impositiva delle regioni. Finora l'autonomia fiscale delle regioni è l'aumento di quote parti all'interno di tasse che sono tasse dello Stato. È per quello che è aumentata la fiscalità negli ultimi 20 anni, cioè dal 92 a oggi è aumentata del 500%, perché lo Stato ha riconosciuto porzioni sempre maggiori alle regioni, ma lo Stato non ha fatto un passo indietro. Non è che ha detto se alle regioni concedo il 10% in più sull'IVA, poi io retrocedo del 10% sulla medesima tassa. Questo è il punto e questa è la ragione per cui è aumentata la fiscalità. Il 119 consente alle regioni di mettere delle tasse proprie in base alle vocazioni economico-produttive dei territori, alla capacità contributiva della società, delle attività produttive. Quindi è fondamentale, dopo il 116, condizioni particolari di autonomia, il 117 si portano a casa le materie concorrenti, il 119 si porta a casa l'autonomia fiscale. Si arriva al 132, e io qui quando parlo del 132 mi emoziono e anche mi commuovo sempre, perché il 132 è la ridefinizione dei confini regionali, vuol dire Gianfranco Miglio, vuol dire il decalogo di Assago. Da settembre non ci ferma nessuno su questi 4 articoli della Costituzione. Volevo chiedere una cosa di stretta attualità, un giro un po' veloce a tutti su questo, anche per capire un po', perché insomma ci sono notizie un po' discordanti dietro fronte sulla cancellazione dell'IMU e questa nuova Servix tax. Servi, non riesco neanche a dirlo, mi fa paura insomma. Volevo capire un attimo cosa ne pensavate e anche far capire un attimo ai cittadini cosa stiamo parlando. No, io ti dico, parto io da ex sindaco, da ex sindaco da 2 mesi. Cioè, l'unico commento che mi è venuto in mente quando ho letto gli articoli, ero in vacanza fino praticamente a poche ore fa e mi divertivo a sfogliare il Lego, Bergamo News o cosa, dico un'altra volta i comuni ci hanno rimesso, perché questa cosa è l'ennesima fregatura per i sindaci, perché questa cosa è pacifico ed è scritto grande come una casa. Dicevamo prima, tra l'altro, mentre aspettavamo con Max, non so se avete letto e avete notato, perché i telegiornali questa cosa non l'hanno passata, la riportavano i giornali. La questione dell'IMU non è effettivamente la cancellazione della tassa, perché poi quando ti dicono però a ottobre vediamo se riusciamo a coprire il mancato introito dell'IMU, vuol dire che allora di fatto hanno rinviato ulteriormente la discussione sull'IMU e sulla tassa, su quella che è di fatto una patrimoniale ulteriore. Capite bene che allora prima di tutto dovremmo smetterla di farci prendere in giro. Seconda cosa, dovremmo imparare probabilmente ad ascoltare meglio e a porci un po' più di domande rispetto a quanto i giornali, i telegiornali pensano, ci hanno portato a non pensare negli ultimi anni. Noi adesso, questi hanno sparato i titoli di giornale, cancellata l'IMU, siamo tutti contenti, hanno trovato la quadra, hanno rinviato dopo il 9 di settembre la discussione famosa sulla decadenza o non decadenza di Berlusconi, adesso il PDL sarà contento perché il problema appunto è rinviato, quindi il 9 di settembre, vabbè,
si vedrà se questo, come decideranno di insomma, quale sarà la sorte di Berlusconi, che sembra oggi l'unico nostro problema. Peccato che poi c'è la gente che non tira alla fine del mese, che poi si troverà magari con effetto retroattivo a pagare l'IMU da gennaio, se va bene, da gennaio del 2014 sotto un altro nome, se no da dicembre o da ottobre del 2013 sempre con effetto retroattivo. E questa poi me la spiegano, perché poi insomma non è che bisogna essere laureati in giurisprudenza, te le insegnano un po' di cose, no? Ti dicono ma la retroattività, e ti dicono impossibile, ma impossibile niente, perché in Italia a quanto pare è tutto possibile quando bisogna raccattare i soldi dalle parti di Roma. Quindi dico una gran fregatura, l'unico commento che mi viene in mente è una gran fregatura, e state veramente molto attenti. Aprite veramente gli occhi, aprite soprattutto le orecchie e leggete anche le virgole e ascoltate anche le virgole quando ci sono gli interventi, perché non è vero, non è vero che è stata cancellata. E devo dire che quando anche fosse cancellata questa specie di nuova tassa, che non si, cioè, che c'ha un nome che è simile alla TARES ma non è la TARES, perché hanno mischiato tasse, sì, hanno fatto tutto questo miscuglio che serve a caso a confondere i cittadini, perché poi io mi ricordo con la site abbiamo scritto editoriali su editoriali per spiegare queste nuove tasse ai nostri cittadini, e tutte le volte facevamo fatica noi a capirle, perché effettivamente è un bel macello. Quindi che ti devo dire, ragazzi, ci hanno fregato un'altra volta, cosa volete che vi dica? E qua è il caso di incazzarci veramente, però adesso, ma veramente tanto. Visto che mi sembra di capire che avete fatto una mezza giunta lì dietro, perché insomma... Allargata il consiglio. Infatti. Il prossimo obiettivo del settore sicurezza, cosa è stato deciso là dietro, insomma? Ah, là dietro? No, c'è un obiettivo importante entro questi 5 anni e speriamo di raggiungerlo, che è quello di avere maggiore autonomia, e per avere maggiore autonomia sarebbe quello di avere una polizia regionale seria del territorio, una polizia che conosca il territorio, e quindi la trasformazione della polizia. Posso chiedere a tutti insomma questa cosa, fare un giro, il prossimo obiettivo? Ma io innanzitutto devo dire che sono orgogliosa di far parte di questa giunta, perché è l'unica, diciamo, l'unica giunta che negli ultimi anni non solo non ha, o comunque come istituzione, come regione, non solo non ha tagliato i fondi alla cultura, ma li ha addirittura aumentati. Questa è stata una grande vittoria che ho portato avanti con il collega Massimo Garavaglia, dal quale ho avuto veramente, lo ringrazio sempre, la massima disponibilità, perché ha capito fin dall'inizio quali erano le problematiche, gli interventi più urgenti da fare, ma anche dove investire. Quindi penso che più di così per questi primi 4 mesi sul fronte cultura non potevamo fare. Abbiamo investito tra interventi d'urgenza e investimenti oltre 30 milioni di euro, penso sia una cifra veramente, anch'io quando ho fatto i conti poi dopo l'assestamento di bilancio quasi non ci credevo, perché veramente siamo riusciti a coprire innanzitutto delle emergenze. Faccio degli esempi: il museo Maga di Gallarate, che ha subito danni dall'incendio del febbraio scorso, grazie all'intervento tempestivo di Regione Lombardia siamo riusciti già tramite un finanziamento di 150.000 euro a avviare i lavori di bonifica di un'intera ala, la messa in sicurezza, e tra pochi mesi il Maga riaprirà e quindi potrà tornare alla vita normale. Un altro intervento d'emergenza è stato il salvataggio della sede lombarda del Centro Sperimentale di Cinematografia, quella che era l'ex manifattura tabacchi. Io quando mi sono insediata ho subito incontrato i vertici sia lombardi che romani, perché la sede centrale del Centro Sperimentale è a Roma, e mi hanno minacciato subito di chiudere la sede lombarda perché non era più stata finanziata, un po' per i problemi legati alla caduta della giunta precedente, al mancato rinnovo della convenzione. Quindi anche lì ci siamo subito adoperati, perché la giunta Maroni non poteva permettersi che chiudesse il Centro Sperimentale di Cinematografia, che è un'eccellenza in Lombardia e col quale speriamo di fare ancora di più. Abbiamo dato come contributo 1,5 milioni di euro in assestamento di bilancio alla Lombardia Film Commission, ma perché crediamo in questo polo cinematografico che stiamo creando, stiamo costruendo,
e spero che i lavori dovrebbero quasi finire tra ottobre e novembre. Dovremmo portare sempre alla sede dell'ex manifattura tabacchi, oltre al centro sperimentale, il museo interattivo del cinema, la Cineteca Italiana, le scuole di cinema del comune di Milano e la Lombardia Film Commission, e quindi forse coroneremo questo sogno che come Lega abbiamo avuto da anni, fin dai tempi di quando fu Albertoni assessore, un sogno comunque cullato anche da Bossi, da Maroni, quindi dal nostro movimento, di creare una, non dico una Cinecittà, perché Cinecittà la lasciamo a Roma perché si occupano d'altro, nel senso che Cinecittà ha una sua storia legata più alla cinematografia classica. Noi stiamo investendo nel cinema in Lombardia, che vuol dire cinema d'impresa, spot, pubblicità, tutto quel mondo dell'audiovisivo che sta creando un fatturato ed è un settore in cui anche per il futuro intendiamo investire parecchio. E tra l'altro proprio pochi giorni fa hanno girato un film molto importante, una produzione straniera sul lago di Como a Bellagio, che quando si parla di cineturismo intendiamo proprio questo, investire attraendo il più possibile sul nostro territorio per far conoscere le bellezze dei nostri territori lombardi anche a troupe cinematografiche e produzioni straniere, in modo che poi ci sia un ritorno anche economico, un indotto economico per i territori e a livello di turismo. Siamo intervenuti, e poi chiudo passando la parola ai colleghi, siamo intervenuti sui beni culturali danneggiati dal sisma di Mantova dell'anno scorso, quindi abbiamo messo a disposizione subito 7,5 milioni, anzi erano 10 milioni, mi abbiamo già stanziato 7,5 milioni per i beni culturali danneggiati della provincia di Mantova e in parte della provincia di Cremona. E soprattutto siamo riusciti a raddoppiare i fondi sulla legge 9, che è quella che finanzia gli eventi di promozione culturale sul territorio. Io sono arrivata che avevo un budget di 400.000 euro, in assestamento di bilancio siamo riusciti ad arrivare a 850.000 euro. Questo penso sia la più grande boccata d'ossigeno che potevamo dare ai territori, perché poi gli eventi di promozione culturale sono quelli che nascono dalle associazioni anche piccole, locali, che hanno bisogno anche di pochi finanziamenti e poche risorse per continuare le loro attività. Quindi penso che questa è la linea che abbiamo individuato e che vogliamo portare avanti anche nei mesi a venire, sono i settori su cui stiamo puntando un po' di più. Ma l'obiettivo, ce ne sono tanti, io penso che quello più importante sia togliere il bollo auto entro la fine del 2014. So che è un argomento, cioè un obiettivo difficile, perché vale 850 milioni di euro in Lombardia all'anno, su un bilancio di 23 miliardi di euro, di cui 17 vanno solo per la sanità, gli spazi sono veramente ristrettissimi. Maroni però ci conta, ci sta lavorando, ha qualche idea, è ovvio che non si possono fare anticipazioni, resta l'obiettivo secondo me principale, anche per una ragione, perché a mio giudizio, penso comunque a giudizio di tutta la Lega, è venuto il momento non solo dell'ordinaria amministrazione. Sì, siamo bravi, abbiamo fatto tante cose buone, no? Però la nostra base, ma non solo, il cittadino che chiude l'attività, il cittadino che non ce la fa più, il disoccupato, vuole un'azione forte di sfida allo Stato romano. E noi siamo sempre stati troppo bravi a far quadrare i conti, i bilancini in ordine, e poi lo Stato ci ha sempre dato le mazzate. Ci sono regioni in questo paese che se ne sbattono le balle, fanno i buchi di bilancio e poi dicono: adesso Roma vieni qua e coprici il debito. È un po' di coraggio, dobbiamo tirarlo fuori anche noi, quindi dal bollo auto ai ticket, che è più un obiettivo di legislatura come dice Maroni, secondo me deve partire una sfida vera, compreso il discorso sul patto di stabilità, all'istituzione romana. Dobbiamo ancora far capire che non abbiamo paura, a rischio, e lì saremo tutti contenti di essere indagati o arrestati, perché abbiamo sfidato quei cattivi di Roma che ci hanno sempre fregato nel tempo. Volevo chiedere una cosa particolare, visto che a Brescia è già stato votato in consiglio provinciale, mi sembra, e anche in qualche comune della Bergamasca sta per essere discusso questo referendum sull'indipendenza della Lombardia. Volevo capire cosa ne pensava
capogruppo Galli, visto che mi sembra informato su questo tema, insomma. Molto informato. Allora, dopo quello che ho scritto nei miei articoli, nei miei libri, lei vuole che io non sia favorevole all'indipendenza del Nord? Il problema di fondo è che io credo che una macroregione del Nord, di recente sul Corriere della Sera l'ho definita Cantone Cisalpino perché a me piace così, e un Cantone Cisalpino che ha un'autonomia rispetto, e riprendo quello che avevo detto prima, ma uguale se non maggiore rispetto alle regioni a statuto speciale, non è una forma di indipendenza. Ricordiamoci che dal punto di vista giuridico formale autonomia significa non dipendenza dallo Stato centrale. Questo è il tema, è la stessa cosa. Quindi la guerra per la macroregione e la guerra per il 75% sono una guerra per l'indipendenza del Nord, per l'autonomia politico-amministrativa del Nord. Questo io ovviamente faccio un ragionamento da consigliere regionale, e quindi credo che la strada maestra sia quella di avviare una partita all'interno dei consigli regionali. E qui mi lasci fare una parentesi, perché bisogna farla fino in fondo. Gli anni scorsi, nel 2006-2007, i consigli regionali del Piemonte, della Lombardia, del Veneto, si sono impegnati sugli articoli della Costituzione di cui parlavo prima, cioè il 116, il 117, hanno approvato delle proposte di legge al Parlamento, che poi al Parlamento non sono mai state difese con l'adeguata determinazione da chi governava prima. Alludo per esempio al presidente Formigoni, che faceva parte di un partito e che sul Tavoli Romani si è sfilato rispetto alla difesa di una proposta di legge al Parlamento sul 116 piuttosto che sul 119, che era una forma di autonomia fiscale molto forte che chiedeva la Lombardia. E allora qui bisogna dirlo una volta per tutte, che stavolta gli alleati di fronte agli elettori hanno preso un preciso impegno, che è quello di realizzare la macroregione e di portare a casa il 75%. E siccome gli alleati sono al governo a Roma, è a Roma che gli alleati devono difendere la macroregione e il 75%, non possono difenderlo solo in regione Lombardia. E questo bisogna dirlo fino in fondo, rispetto anche a sparate estive che francamente lasciano il tempo che trovano. A questo proposito volevo chiedere, non so chi vuole rispondere, insomma, quanto il governo, questa alleanza di governo, sta aiutando la Lombardia, se la sta aiutando prima di tutto. Vabbè. Beh, insomma, voi governate con il PDL, quindi il PDL al governo, capisco che siano due situazioni un po' diverse, però la prospettiva un po' di questo governo, cosa, un giudizio su questa? Sì. Ma guarda, se posso... Se, quanto durerà, se deve durare oppure... Non lo so, capire quanto durerà è difficile, perché ogni giorno può essere quello buono per la caduta oppure invece per continuare. Io dico una cosa... sulla questione, è ovvio che l'alleanza di qualsiasi governo a Roma, indipendentemente dal colore politico, alla fine difficilmente farà gli interessi del Nord, questo è chiaro. Abbiamo fatto fatica anche noi quando siamo stati al governo con il PDL, avendo ovviamente dei numeri non determinanti, come dico, all'interno della coalizione, per poter essere così decisivi. Quindi è chiaro che se governano solo gli altri, figuriamoci. È stato sufficiente vedere sull'immigrazione i provvedimenti che hanno fatto il mese d'agosto, che c'è da mettersi le mani nei capelli. Però io conto di più sulla bravura del nostro presidente Maroni, perché in silenzio, anche qui non ne ha parlato nessuno, quando si parla di portare a casa il 75% delle tasse sul nostro territorio, quindi portare a casa delle risorse, dei soldi, è riuscito a spuntare 250 milioni di euro in più su Expo. Che non è una cosa così semplice, perché non ci sono fondi, non c'è niente, manca questo, manca quell'altro. È andato a Roma,
e ha portato a casa 250 milioni di euro. La politica del 75% si fa anche con i piccoli passi, un pezzettino per volta, si rosicchia qualcosa, si portano a casa fondi e si dà più, più disponibilità alla nostra regione e quindi la, più anche capacità di poter ritornare. Prima sentivo le posizioni, le 28 posizioni che siamo di arretramento rispetto all'Unione Europea, per ritornare protagonisti nel contesto europeo. Io ci credo, sono convinto che Maroni sia molto bravo in questo, abbia le relazioni giuste, i contatti giusti per poter portare a casa dei risultati. È ovvio che noi che siamo lì, siamo di fatto la sua squadra, che tra assessori e consiglieri, dobbiamo tirare fuori le palle e dargli una mano. Questo è quello che dobbiamo fare. Sembra che sia stato un po' toccati. Sì? Sì. No, una cosa sul governo è che dalla fisionomia si coglie che è veramente il più gran governo democristiano della storia della Repubblica e quindi è destinato a una vita. Io ovviamente gradirei che cadesse domani mattina se non stasera, però essendo un... Bueno, ma nomina esattamente, esatto. Però questa è un po' la sua caratteristica di fondo, non per niente il Presidente del Consiglio è un gran democristiano, insomma. È morta la DC, ma non i democristiani. Bene, mi sembra che abbiamo chiarito un po' quello che è stato fatto. Volevo ringraziarvi per... Buona serata e buonanotte a tutti.